Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie siano rese al Signore che ci dà la possibilità di condividere la sua parola. È un buon nutrimento. Noi siamo come gli israeliti, quelli che facciamo parte di questo gruppo, siamo come gli israeliti che ogni mattina andavano a raccogliere la manna. Ogni mattina. Grazie siano rese a Dio che ci dà questa possibilità e noi speriamo di allargare sempre di più e di coprire sempre meglio ogni parte della nostra Italia, ogni parte dell'Europa momentaneamente ed ogni parte gradualmente in tutto il mondo, perché il confine che ci ha dato il Signore è che l'Evangelo deve arrivare fino ai quattro canti della terra ed ogni credente, ognuno di noi, deve cercare di avanzare il più che può ogni giorno, allargare, dissodarsi campi nuovi. Come dice il Signore, dissodati un campo nuovo. Se da una parte non riusciamo a penetrare, entriamo dall'altra parte, ci muoviamo con intelligenza divina nel prendere ed occupare più spazio. Io non parlo di spazio geografico, ma di anime che vengono alla conoscenza della parola del Signore, perché quando poi la parola del Signore comincia ad operare in un cuore, lo trasforma, lo cambia. Ci superano, molti ci superano nel servire il Signore. Grazie a Dio che è così. Benedetto sia il Signore che opera in lungo e in largo, perché Egli è l'Iddio di ogni grazia e continua a riversare la sua grazia nei nostri cuori, nel cuore dei figli degli uomini. Proprio per questo Gesù è venuto ed è diventato figlio dell'uomo, figlio dell'umanità, per portarci a Dio e farci essere figli di Dio secondo lo Spirito, perché la nuova nascita è rinascita spirituale, un'alimentazione nuova che viene direttamente da Dio, che è spirito e guida, si aggancia al nostro spirito e forma la vita di Cristo nella nostra vita. È qualcosa di meraviglioso. Lo vediamo nel naturale, come vengono fatti gli innesti e l'albero produce un altro frutto, così il Signore ha fatto un innesto sulla nostra vita. Ci ha innestati per portare il frutto dello Spirito. Prima avevamo le opere della carne, man mano che questa nuova vita si sviluppa porta il frutto dello Spirito. E non è una cosa nuova, anche stamattina guardiamo che Dio queste opere le ha fatte fin dalla creazione dell'uomo. Ha cercato di correre ai ripari quando l'uomo acquista una predisposizione di voler seguire, camminare con il Signore. Prima che andiamo avanti, non è una formula quella di pregare il Signore, ma è di voler ricevere dallo Spirito Santo la parola che ci serve. Perché se noi diciamo parole non servono a niente, di chiacchiere ce ne sono già in giro tante. Quando noi preghiamo il Signore non è una formula magica o che cerchiamo insieme il Signore che ci riveli, che la sua parola sia illuminata dallo Spirito Santo. Perciò lo facciamo e perciò lo dobbiamo sempre fare, perché questo regno è come in un involucro che per penetrare le cose del regno di Dio si deve aprire il cielo. È come avere una sfera che chi è nella sfera non vede esternamente. E noi siamo come in una sfera di un sistema di questo piccolo mondo che è manovrato dalle forze di Satana, perché piano piano ha trovato terreno fertile nei nostri cuori e ha sviluppato il suo sistema negativo di tenebre. Mentre quando noi ci rivolgiamo al Signore vogliamo che il regno della luce penetri, rompa nel regno delle tenebre e porti la luce nei nostri cuori. Noi ci predisponiamo, non dobbiamo dire solo parole. Sorelle, fratelli, quando andiamo al Signore dobbiamo coinvolgere il nostro cuore tutte le volte. Perché se diciamo solo parole e pensiamo a un'altra parte, come quando facciamo la calza. Io ho visto delle sorelle, chiamiamole sorelle, che se non sono in Cristo sono in Adamo, della Chiesa romana, che hanno la corona in mano. Pensano a tutto, fanno tutto, hanno imparato così a dire il rosario, a dire delle cose che la testa non ci sta proprio. Fanno solamente come i musulmani con quei bottoni da ripassarle 3 volte, 5 volte, però la testa sta a un'altra parte. Quando li vedi dà l'impressione che fanno la calza, come facevano quelle donne antiche. Noi quando andiamo al Signore dobbiamo coinvolgere il nostro cuore, dobbiamo chiederglielo al Signore che ci aiuti, perché se parliamo solo a fior di labbra il nostro cuore non ne sa mai niente. Invece noi vogliamo essere coinvolti col cuore, perché lo Spirito Santo porta una rivoluzione radicale nella nostra vita quando comincia ad operare. E noi quello dobbiamo desiderare, la nuova vita di Cristo, che è di natura spirituale. Funziona? Funziona? Non funziona? E perciò dobbiamo confidare e aprirci a Dio. Vogliamo pregare insieme, Signore? Signore, veniamo a Te nel nome di Gesù Cristo, Signore Padre, Signore Figlio, Signore Spirito Santo. Ci rivolgiamo con tutto il cuore, perché ognuno ha un compito. Noi veniamo a Te, Padre, nel nome di Gesù Cristo, e a Te, Signore Gesù, chiediamo che lo Spirito Santo venga rilasciato nel nostro cuore per darci intendimento di quel che insieme condividiamo, per poter comprendere la Tua parola e che ci sia di aiuto nel fare le scelte giuste man mano che camminiamo con Te. Te lo chiediamo, Signore, tutti insieme, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio Tuo benedetto. Amen. Amen. Questa mattina vogliamo parlare di accordarci con Dio. Accordiamoci con il Signore. C'è un verso in Amos, capitolo 3, verso 3, che lo leggiamo insieme. Segnati i numeri, segnati i versi che leggiamo, perché poi li vai a rileggere. Diventa un nutrimento successivo, perché ogni volta che andiamo alla parola del Signore ci aggiunge qualcosa che comprendiamo e possiamo onorare il Signore. 2 uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Questo dice il Signore. Ed è stato il punto interrogativo però. È Dio che fa questa domanda. Come dire, nel naturale, nella vostra vita, quando dovete camminare insieme a qualcuno, se non vi accordate, ognuno fa la strada che vuole. A volte partiamo con la macchina e ci diciamo, ci vediamo lì. Se per caso ci sperdiamo per strada, prendiamo il telefono, chiamiamo e diciamo, dove sei arrivato? Perché quando si cammina insieme bisogna fare così, perché sennò ognuno ha le sue proprie idee e pensa a modo suo. E quando pensiamo ognuno a modo nostro, sappiamo già cosa succede. Ci lascia un punto interrogativo il Signore. Gesù ha anche usato questo metodo. Spesso, anziché rispondere, pone la domanda. Infatti questa mattina il Signore nella Sua parola ci chiede come possono camminare insieme se prima non si accordano, non si sono accordati, non si accordano man mano che camminano. perché se no non si trovano mai insieme. Gesù pone la domanda, così pensiamo prima di rispondere. Per camminare, qual è l'intento di Dio? Porta un esempio naturale per parlarci di accordarci con Dio. Quello è l'intento di Dio. Per essere efficaci dobbiamo lasciare il male, dobbiamo lasciare il nostro stile di vita. Il nostro stile di vita deve cambiare quando cominciamo a camminare con Dio, cioè noi ci dobbiamo accordare con quei principi che Egli gradualmente inserisce nella nostra vita che provengono dalla Sua parola. Così vediamo il cambiamento, se noi non lo vediamo mai, se noi siamo solo informati, leggiamo, sfogliamo, guardiamo tutte queste informazioni. Se noi non ci accordiamo con uno stile di vita rapportato al cammino che desidera il Signore, è tutta informazione, ma diventa condanna, perché sappiamo poi e non facciamo. Siamo maggiormente responsabili. Vuol dire che per metterci d'accordo con il Signore, per essere efficaci, dobbiamo lasciare il male. Il nostro stile di vita deve cambiare. Guardiamo nel verso 6, ci parla ancora del sistema naturale per farci comprendere che noi molte volte, quando sentiamo una sirena che suona, quando sentiamo la sirena dell'ambulanza, quando il nostro cuore si allerta, che è successo? Che c'è? Che è successo? Cosa sta succedendo? Leggiamo il verso 6. Dice, squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore? Quando sentiamo la nostra coscienza che va in fibrillazione, perché c'è qualcosa che non ci pare che l'abbiamo fatta bene. Non dobbiamo fare come Adamo, che quando peccò, prima aveva comunione con Dio. Quando peccò e sentì Dio che arrivava, si andò a nascondere. Quando trasgrediamo, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo avanzare verso Dio, chiedere perdono e continuare ad avere rapporto, perché se no moriamo. Restando lontani da Dio non abbiamo più nutrimento vitale e diventiamo separati dalla sorgente della vita. Non ci dobbiamo nascondere e poi trovare le scuse. Dobbiamo essere franchi e dire: Signore, hai ragione, sono venuto meno. Quando la nostra coscienza avverte vibrazioni, è come quando suona l'allarme. Chi non pone mente e cerca di capire, un altro punto interrogativo. Non si chiama allarme, si chiama tromba, perché usavano le trombe per avvisare. Squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Chi non pone mente e cerca di capire che è successo, cosa sta succedendo, che cos'è questo allarme. Spesso sentiamo in Israele che suonano gli allarmi e le persone corrono verso i rifugi, perché quell'allarme vuol dire che Hamas sta lanciando bombe verso la nazione e l'allarme serve per avvisare il popolo che corrano nei rifugi per ripararsi. Ecco, questi esempi naturali ci aiutano a comprendere del nostro rapporto che abbiamo con Dio. Una volta che ci mettiamo d'accordo con il Signore di voler camminare con Lui, quando sentiamo l'allarme vuol dire che c'è qualcosa nella nostra vita che non funziona bene, perché lo Spirito Santo agisce su quell'antennina viva che c'è dentro di noi, che si chiama coscienza, e ci fa sentire che abbiamo sbagliato, incute timore come nel cuore di Adamo ed Eva che si nascosero. Anche noi cerchiamo di nasconderci, e addirittura quando ci troviamo di fronte a delle persone che siamo venuti meno pieghiamo lo sguardo, cerchiamo di chiudere i nostri occhi alla situazione, non abbiamo la franchezza di guardarlo nella faccia, lo cominciamo a guardare per terra perché il riflesso di avere sbagliato non ci dà quella franchezza che abbiamo bisogno di avere. L'allarme, chi non pone mente e cerca di capire? Leggiamo in Genesi capitolo 5, verso 24, che ci parla di questo mettersi d'accordo per continuare il cammino. Genesi 5, 24. Stiamo parlando di camminare, come camminano due uomini insieme, come possono camminare due insieme se non si mettono d'accordo, e troviamo fin dalla Genesi, come ho detto prima, degli esseri umani che si sono messi d'accordo con Dio per camminare con Dio. Leggiamo insieme. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Di un solo uomo è scritto nella parola del Signore che camminò con Dio. Enoch camminò con Dio, ma c'è un uomo che viene descritto il perché camminò con Dio, e si trova in Genesi capitolo 6, verso 9. Lo leggiamo insieme. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Guardiamo la parola del Signore come ci aiuta in questo verso. Noè camminò con Dio, uomo giusto, integro, camminò. Gloria al Signore. Le qualità spirituali qui elencate seguono un crescendo di valore davanti a Dio. In che modo camminava Noè davanti a Dio? Era giusto. Significa che Noè viveva secondo i parametri di giustizia divina, parametri di giustizia di Dio. Poi cresce ancora, dice, integro. Significa che egli era messo a parte in confronto a tutti i suoi contemporanei. Camminò con Dio, cioè lo affianca a Enoch, che abbiamo letto prima, in una categoria speciale. Se guardiamo nel verso 11, la vita intorno a lui era tutta corrotta. Guardiamolo insieme. Or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza, ma abbiamo notato che Noè camminava integro e, ecco la differenza, Noè aveva deciso di camminare con Dio e Dio divinamente lo guidò, lo ispirò a far costruire l'arca per salvare l'essere umano. Gloria al Signore. Possiamo anche guardare nel verso 8 cosa ci dice, ci aiuta a comprendere perché Noè camminava con Dio, perché Noè aveva trovato grazia agli occhi del Signore. Dio salva le persone per grazia, non perché siamo bravi. Aveva trovato grazia e per la grazia che aveva trovato voleva camminare con Dio ed aveva aggiustato la sua vita, si era messo d'accordo con Dio. Non dice che le sue opere, la sua integrità, Dio lo salvò per questo. È prima la grazia. E dopo che noi abbiamo ricevuto la grazia di Dio, di essere riconciliati con Lui, allora ci dobbiamo accordare con Lui per camminare con Lui. Guardiamo la parola del Signore, come ci aiuta. Ma Noè trovò grazia, cioè la Scrittura chiarisce che Noè credeva in Dio come creatore, come sovrano e unico salvatore dal peccato, affinché nessuno pensi che Noè sia stato risparmiato unicamente in virtù delle sue opere. No, Dio non ci salva per le opere, Dio ci salva per grazia. E nel momento che cominciamo a camminare con Lui, ci dobbiamo accordare. Come dire, Signore, camminiamo insieme. Come dici? Come devo fare? Perché Lui è il grande. E gli trovo grazia perché si umiliò e implorò la misericordia divina. Egli era altresì ubbidiente. La sua vita, dopo aver trovato grazia presso Dio, si umiliò, ricevette la grazia e cominciò ad accordarsi con Dio per camminare con Lui. Che bello! Grazie Signore. Neppure Abramo era come questi uomini. Guardiamo nel capitolo 17, verso 1 della Genesi. Genesi 17, 1. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio Onnipotente, cammina in mia presenza e sii integro. Qui non dice che Abramo era integro. È Dio che gli dice: cammina in mia presenza e sii integro. Vogliamo leggere nella parola del Signore che ci aiuta che cosa era successo ad Abramo. Abramo fu chiamato e partì da Charan, Caran come dicono alcuni, che aveva 75 anni. Qui ne ha 99. 75 a 99 sono 24 anni che erano passati da quando era stato chiamato. Ma fino ad una certa età, a 13 anni prima, Abramo aveva vissuto una vita ancora, pur camminando con Dio, non aveva camminato integro come Dio voleva. Mancanza di fede, era venuto meno. Come noi, fratelli e sorelle, non ci dobbiamo scandalizzare perché noi siamo lo stesso. Cioè, quando aveva 86 anni, allora cambiò qualcosa. Leggiamolo nel capitolo 16, verso 16. 16. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Allora da 75 a 86 erano passati 11 anni che camminava con Dio, ma ancora non era integro, ancora non si era completamente accordato con Dio. perché erano passati da quando era partito 75, 86, 11 anni e era venuto meno nel suo cammino. Non camminava integro e non era neppure un uomo di fede, perché aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Cioè fu un rattoppo, fu mancanza di fede. Però Dio ha compassione di noi. Quando sbagliamo e lo ammettiamo, il Signore ci perdona. Quando è arrivato a 99 anni, che leggiamo nel capitolo 17, verso 1, dopo un intervallo di 13 anni, il Signore lo richiama e gli dice: sei venuto meno, hai pensato che io non ti potevo dare il figlio, hai pensato che le mie promesse, ti sei accordato con Sara, hai fatto anche tu i tuoi errori, un poco come facciamo tutti. Però Dio richiede che per camminare con Lui vuole che noi indirizziamo i nostri passi, ci accordiamo. Quando non ci accordiamo noi, viene Lui e ci dice di accordarci con Lui. E guardiamo cosa fa il Signore. Nel capitolo 17, verso 1 dice: quando Abramo ebbe 99 anni, non era troppo giovane, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Fratello, può darsi che tu ed io, per certo, siamo venuti meno, ma oggi il Signore ci parla, come esattamente parlò ad Abramo, per dire: sei venuto meno nella fede, è successo tutto quello che è successo. Ma oggi il Signore dice ad Abramo, ma noi siamo al posto di Abramo. Il Signore gli apparve e disse: io sono il Dio Onnipotente. Cioè Abramo, e ora lo dice a noi, Abramo, tu non devi avere timore che io non riesco a fare quello che ti ho promesso. Abramo, ti voglio dire che io sono l'Iddio Onnipotente, cioè in parole diverse, quell'Abramo che noi siamo io e te oggi, il Signore dice: sei venuto meno, sei venuta meno nella fede, sorella, ma il Signore ci riconferma: io sono l'Iddio Onnipotente, cammina integra nella mia presenza. Cammina integro nella mia presenza. Lo dice a me, lo dice a te. Sei venuto meno, siamo venuti meno nella fede, ma camminiamo integri, scegliamo di camminare. Io sono l'Iddio Onnipotente. Sono colui che posso mantenere le promesse che ti ho fatto. Ma tu non fare come hai fatto con Agar. Sei venuto meno. Io ti ho liberato, ho rimesso ordine nella tua vita, ho rimesso pace nella tua casa perché prima c'era guerra. Per aver fatto questo, Agar prima si comportava in un modo, dopo si comportava in un altro, mentre prima era la serva preferita, dopo diventò la rivale di Sara. E che guerra, che c'era tutti i giorni, a causa di quello che tu, Abramo, hai fatto, perché sei venuto meno nella fede, ma io ora ti dico, io posso portare a destinazione tutte le promesse che ti ho fatto. Cammina integro, rafforzati nella fede e non ti fermare, perché io faccio quel che ho detto, sii integro. Accordarci con il Signore. Che dice Amos 3:3? Leggiamolo un'altra volta. Possono due camminare insieme. Abramo era arrivato a un punto che si accordava con la moglie, ma non si accordava con Dio. E invece la parola del Signore ci dice stamattina, leggiamo insieme Amos 3:3, ci dice che noi ci dobbiamo accordare con il Signore. Si era accordato con Sara, ma aveva combinato guai, aveva perso quella integrità e aveva perso anche la fede e si era creato problemi nella casa, tanto che suo figlio lo dovette cacciare, comunque era figlio a lui. E sono tutti i figli degli arabi, che sono sempre in guerra con Israele e che lo vogliono sterminare. È una guerra perpetua. Quando veniamo meno succede sempre qualcosa, ma il Signore oggi ci parla. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. Il Signore ci vuole dire che ci dobbiamo accordare con Lui. Parla di accordarsi. Quando ci accordiamo con qualcuno che dobbiamo camminare insieme, abbiamo comunione. Diciamo come dici, come vedi, come pensi, che pensi tu, che penso io, vogliamo prendere questa strada, vogliamo prendere quest'altra. Abbiamo bisogno di accordarci con il Signore. Alleluia. Guardiamo cosa ci dice il Signore Gesù Cristo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 23, verso 10. Il Signore ci semplifica la strada attraverso l'insegnamento della Sua parola. Quando noi non comprendiamo bene e leggiamo la Sua parola, un verso qui, un verso qui, un verso qui, un verso lì, ci dà l'interpretazione della parola in modo che noi acquisiamo il discernimento come camminare con il Signore. Perché abbiamo bisogno della Sua parola e dall'avere comunione con Lui? Perché la Sua parola ci prende dei versi a modo di insegnamento e ci dà le direttive come dobbiamo camminare con Lui. E ci semplifica, perché se abbiamo deciso di camminare col Signore, ci dobbiamo accordare con il Signore. Perché in giro c'è tanta gente che ci porta fuori strada. Allora il Signore che cosa fa? Parla di due, camminare insieme, noi e il Signore. Guardiamo Gesù cosa dice nel Vangelo. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Cioè, in parole diverse, noi con chi ci dobbiamo accordare per camminare verso il cielo? Ho detto, il Signore mi fa comprendere questo, mi aiuta a comprendere la Sua parola, perché un verso spiega l'altro. Noi, quando diciamo che due dobbiamo camminare insieme, con chi ci dobbiamo accordare? Con il fratello, con la sorella? Dobbiamo camminare uniti, ma come guida unica che ci dobbiamo accordare, leggiamo insieme, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Alleluia. Se noi vogliamo arrivare a destinazione, ci dobbiamo accordare al momento che riceviamo Gesù nella nostra vita e dobbiamo accordarci ogni giorno di camminare armonizzati con il piano della Sua volontà. È chiaro che dobbiamo comunicare con Lui. Signore, come dici tu? Come devo fare qui? Quando non sappiamo come fare, abbiamo qualche esempio nella parola di coloro e di Gesù che ha fatto già prima di noi. Scegliamo quella parte. Gesù non dice di non rispettare gli uomini, ma che gli uomini non sono al di sopra di Cristo come nostra guida spirituale, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. E Gesù nella vita spirituale non ci sono leaders, oggi si parla di leaders, conduttori, il Hitler della situazione, il Duce, il nostro Duce, leaders dei popoli, leaders delle nazioni, leaders di un paese. Nel Vangelo non ci sono queste. Questa terminologia, questa parola non c'è. Non c'è questo titolo nella Bibbia. I più grandi che dobbiamo prendere come esempio sono nel verso 11, leggiamolo insieme. Ci sono delle persone che possiamo seguire, ma dobbiamo guardare se corrispondono alla misura che Cristo dice. Il maggiore tra di voi sia vostro servitore. I titoli sono usati per indicare il posto di responsabilità, ma non di superiorità. Come credenti siamo tutti uguali e la nostra riverenza deve essere rivolta, coinvolta e trasferita verso uno solo. Leggiamo il verso 10. Perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Gloria al Signore. Quando noi ci mettiamo così e cominciamo il nostro cammino con il Signore, noi rispettiamo tutti, ma la riverenza solo a Cristo. Dio ci dà queste indicazioni nella sua parola perché sa quando siamo facilmente avvolti da strane guide che ci dirottano o ci dirigono in sentieri oscuri. Il Signore, quando parla nella sua parola, ci vuole semplificare la strada per farci uscire dalla confusione, metterci dietro attentamente e seguire il Signore Gesù Cristo. Parlano, 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 ma noi dobbiamo mantenere questo equilibrio per arrivare a destinazione, perché uno solo Dio ha stabilito che è la nostra guida, il Signore Gesù Cristo. Il Signore ci deve aiutare. Gesù, oltre alla sua parola, ci ha dato lo Spirito Santo, l'unico che lo sostituisce, perché viene da Lui. Lui ha dichiarato questo, che l'aiuto della sua parola, la nostra armonia con Lui che camminiamo accordati, per lo Spirito Santo Egli ci guida nella giusta direzione. Sorelle, tu se resti nella confusione di tutti quelli che parlano, poi non sai la scelta che devi fare. Se invece col tuo cuore arrendi la tua vita a Cristo e ti metti accordi con Lui, tu vai a destinazione, perché Lui ha il ruolo principale in materia di salvezza e di conduttore. Guardiamo in Giovanni capitolo 16, verso 13, come convoglia la nostra attenzione in una sola direzione per tirarci fuori dalla confusione che ci circonda. Poi mettili insieme, Marco, sti versi che li leggiamo, tu prendi nota, poi li vai a leggere, così ti aiutano ad acquisire la conoscenza come camminare in accordo con colui che abbiamo deciso di camminare insieme, il Signore Gesù Cristo. Che per lo Spirito Santo, leggiamo insieme, quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli ci ricorda le cose che ci ha detto il Signore. ci ricorda le cose che ci sta dicendo, ci annuncia le cose a venire e ci mantiene in un rapporto continuo, armonizzati con colui che ci dobbiamo mettere d'accordo ogni giorno nel nostro cammino. Egli ci guida nella verità presente, passata e futura, e in quella che non è ancora visibile, in quella futura che ancora non abbiamo realizzato, egli ci prospetta le cose a venire. Gloria al Signore. Per mezzo della sua parola, per mezzo della sua parola, Dio ci santifica, cioè ci separa dal mondo, dalle cose, dal sistema mondano, e ci prepara per mezzo della sua parola e dello Spirito Santo. Guardiamo nel capitolo 17, verso 17. Sono due cose che ci aiutano a camminare con il Signore. Leggiamo insieme 17:17. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Ora Gesù Cristo è la verità. Lo Spirito Santo ci guida nella verità. La parola di Dio è la verità. In che modo ci guidano? Lo Spirito Santo opera dentro di noi e ci dirige nella verità. La parola del Signore ci dà la guida per la verità. Il Signore Gesù Cristo è la verità che dimora nello Spirito Santo, che parla ai nostri cuori. Accordandoci in questo modo, noi arriviamo a destinazione. E non solo. La parola di Dio ci dà il criterio, cioè questa formazione modella il nostro cuore, che ci dà il criterio di come Dio vuole, e noi ci muoviamo. Per ogni cosa la Bibbia non contiene solo la verità, ma la Bibbia è la verità, la sua parola è verità. Gesù è la verità personificata, lo Spirito Santo ci rivela la verità. Ora noi, accordandoci in questo modo con la Trinità, con Dio, in parole diverse, abbiamo la guida certa. Gloria al Signore. La guida certa ci porta in una direzione giusta, dove noi godiamo la presenza del Signore nella nostra vita. La parola di Dio non contiene solo la verità, ma è la verità. Come Gesù è la verità. Guardiamo insieme in che direzione ci porta colui che ci guida nella verità. Salmo 23, verso 2. Quando ci accordiamo con Dio, Dio ci porta nella direzione migliore, perché non c'è nessuno che ci ama come il Signore. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il nostro nutrimento dalla parola del Signore diventa forza nella nostra vita. Acquisiamo quella calma che viene dal nostro pastore che ci guida. Noi possiamo seguire lui o gli altri. La scelta sta sempre in che cosa vogliamo fare noi, perché nella parola del Signore ci sono sempre due vie. La scelta sta sempre nelle nostre mani. Abramo scelse di non seguire Dio ad un certo punto e seguì le direttive della moglie, ma si creò il problema in casa. Ti puoi immaginare che cosa successe in quella casa? C'è la serva che è tanto brava, statti con lui. Tanto noi siamo amiche, a non appena partorì cambiò, tanto che poi arrivò la promessa di Dio ed erano in contrasto, perché prima era Agar contro la moglie perché la maltrattava e poi il figlio di Agar continuò a massacrare il figlio di Sara, che arrivarono al punto, noi leggiamo che Sara disse caccialo, ma a che punto era arrivata la guerra nella casa? Che poi dovette intervenire Dio e disse caccialo, perché Abramo comunque era figlio suo. Le nostre disubbidienze, il nostro non, noi possiamo ubbidire a Dio e non, ma quando non c'è sempre qualcosa che accade e che turba, e il Signore perciò dovette dire ad Abramo, poi è finito, l'hai messo fuori, sono passati 13 anni, a 13-14 anni lo aveva messo fuori, aveva quell'età, e dopo aveva cominciato a fare pulizia nella casa. Era tornata la pace perché nella casa viveva Sara, il figlio Isacco e Abramo. Quando siamo riconciliati, ma allora dobbiamo muoverci con integrità, fare la scelta e seguire. Noi possiamo seguire lui o gli altri. Non possiamo seguire ambedue. Abramo seguì un poco Sara e un poco Dio, ma alla fine ebbe dei problemi. Quando cominciò, che Dio gli parlò dicendogli io sono il Dio onnipotente, allora cominciò a camminare. Quando il Signore ci parla dobbiamo metterci d'accordo con Lui e seguire Lui, il buon pastore. In Cristo abbiamo, guardiamo in Giovanni capitolo 10, verso 11, il pastore che ci ha redenti, che ha dato la sua vita per noi e che ci guida a destinazione. Abbiamo già compreso come ci guida, per lo Spirito Santo, per la sua parola e con la sua presenza. Il buon pastore, io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Egli è il nostro Redentore. Noi ci dobbiamo... Redentore vuol dire ha pagato il prezzo per il nostro riscatto, ha pagato il prezzo a Dio per tirarci fuori dalle tenebre e poter seguire Lui. Egli è il nostro Redentore. Ha pagato il riscatto per me e per te. Noi ci dobbiamo accordare con Lui. Possiamo camminare insieme se non ci accordiamo? Ci dobbiamo accordare ogni giorno. Signore, come vuoi? Come faccio? Indicami, che devo fare? Che devo dire? Come mi devo muovere? Il pastore che ci ha redenti. Abbiamo ancora lo stesso pastore. Guardiamo in Ebrei capitolo 13, verso 20. Il risorto grande pastore, colui che è risuscitato, che è vivo e che continua a sorvegliare su di te e su di me. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù Cristo, il risorto grande pastore, sempre vivente, per accudire, per aiutarci quando noi camminiamo con Lui. Guardiamo ancora un altro aspetto molto importante per noi. Primo Pietro, capitolo 5, verso 4. Egli è il grande pastore che ritorna e che il tempo è maturo e quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. La corona della gloria si riferisce alla vita eterna. Vogliamo guardare primo Pietro 5,4, primo Pietro 5,4 che dice che sei speciale, Signore. Primo Pietro 5,4, guardiamo che cosa ci dice. Gloria al Signore. Apparirà il Supremo Pastore. Il Supremo Pastore è Gesù Cristo. Quando Egli apparirà alla sua seconda venuta, giudicherà il ministero dei pastori dinanzi al trono. La corona ci darà la corona della gloria. Giudicherà il ministero di ogni credente. La corona nel mondo prima del Nuovo Testamento e nel tempo del Nuovo Testamento le corone venivano assegnate a testimonianza di imprese vittoriose. A noi credenti sono promesse corone di gloria e di vita, di giustizia e di gioia. Tutte sono imperiture, cioè non periscono. Ogni corona esprime qualche caratteristica della vita eterna che non appassisce, la vita non appassisce. Il termine indica qualcosa che non appassisce, corrisponde al nome di un fiore, è l'amaranto che non appassisce. Il Signore ci deve aiutare. Che cosa dice in Amos 3,3? Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Questo modo di camminare naturale ci indica che noi ci dobbiamo accordare man mano che camminiamo ogni giorno con il Signore, lasciarci guidare da Lui, chiedere a Lui come camminare in armonia con il piano della sua volontà, perché Egli ci dà la forza e il potere di poterlo seguire ed evitiamo grandi problemi nella nostra vita. Abbiamo visto degli uomini che si sono accordati con Dio e sono arrivati a destinazione. Enoch si era accordato con Dio e continuò a camminare. Noè si era accordato con Dio, continuò a camminare. Abramo aveva iniziato a camminare con Dio, ma per un breve periodo si accordò con Sara, venne meno nella fede e non visse tempi speciali. Dal momento che restò incinta, più i 13 anni che erano passati, 14 anni di guerra nella casa, a motivo di essersi accordato con Sara e non con Dio. Il Signore ci chiama ad accordarci con il Signore secondo i principi della sua parola. Vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti e non ci distraiamo nell'ascoltare, muoverci e seguire. Seguiamo il Signore con l'aiuto della sua parola che ci dà il discernimento che dobbiamo avere per camminare con Lui, che è sempre presente, vivo e pronto per esserci di aiuto. Vogliamo pregare il Signore insieme che ci aiuti e ci guidi. Noi quando abbiamo la predisposizione, Egli compie l'opera Sua nella nostra vita. Preghiamo insieme. Signore, veniamo a Te nel nome di Gesù Cristo e Ti ringraziamo, Signore, che ancora oggi ci hai dato direttive che funzionano. Dacci grazia di applicarle e di consultare, di avere armonia con Te, essere guidati da Te, essere armonizzati con il piano Tuo, Signore. Sì, Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così poi li vai a rileggere e trovi altra luce in quello che leggi, perché la parola del Signore porta intendimento, conoscenza e ci aiuta ad acquisire il discernimento necessario che abbiamo bisogno. Amos 3,3, Amos 3,6, Genesi 5:24, Genesi 6:9, Genesi 6:8, Genesi 17:1, Amos 3:3, Matteo 23:10 e 11, Giovanni 16:13, Giovanni 17:17, Salmo 23:2, Giovanni 10:11, Ebrei 13:20, Primo Pietro 5:4. Gloria al Signore. Ti voglio ricordare per i calendari, Dio piacendo ci vediamo stasera alle ore 19:30 per la preghiera, ed insieme sono certo che lo Spirito Santo ci darà qualcosa ancora per questa sera. Ti voglio chiedere una cosa, fratello, sorella, ti voglio chiedere di pregare per me, che mi dia ogni volta la parola giusta. Quando tu pensi che stasera abbiamo la riunione, perché molti aspettano proprio col cuore di stare insieme e condividere la sua parola, ti voglio chiedere una cortesia, perché qualche volta avverto che comincio a leggere e poi su qualche snodo di qualche verso, come se non avessi la luce di cosa devo fare dopo. Ti posso chiedere una cortesia? Te la chiedo con tutto il cuore. Quando tu pensi che stasera abbiamo la riunione, presentami al Signore che mi dia la luce di portare quella parola che Dio vuole per te. Ho bisogno di questo, perché voglio quella lucidità che dà la presenza dello Spirito Santo, cioè voglio avere la pienezza dello Spirito Santo, in modo che quando noi condividiamo la sua parola tu possa avere beneficio e io possa avere beneficio, perché se non parliamo a che ci serve parlare? Se non c'è la guida dello Spirito Santo, il parlare che ne facciamo? Perciò, quando pensi che ci sarà stasera la riunione insieme, la preghiera, presentami al Signore, perché ne ho bisogno, che mi dia una parola che può essere utile per più persone possibili che possano incontrare il Signore. E quando pensi la sera o la mattina che alle 10:30 ci sarà la riunione, fai la stessa cosa, va bene? Lo fai. Io ne ho bisogno veramente, perché spesse volte devo fermarmi e pregare il Signore, perché come se mancasse poi il prossimo passo, mentre quando c'è presente lo Spirito Santo c'è una guida certa che dal primo verso all'ultimo verso mi sposta in un modo speciale e riceviamo beneficio insieme. Anzi, vogliamo farlo proprio adesso. Preghiamo per me, preghiamo insieme. Sposta la mano verso di me e invochiamo il Signore. Signore, ti prego di ungermi con lo Spirito Santo. Insieme ai fratelli preghiamo per questo, Signore, perché io possa avere la pienezza dello Spirito Santo e portare la Tua parola come Tu desideri. Padre Dio, te lo chiediamo insieme, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria al Signore. Sono certo che il Signore risponde, e vedrai che ci sarà una guida speciale. Il Signore ti parla attraverso la presenza dello Spirito Santo mentre amministro la tua parola, la sua parola. Quando tu lo fai ricevi molto di più dal Signore. Ora ti voglio ricordare per i calendari. Vogliamo dare l'opportunità a quanti oggi, ti voglio dare questo perché ho visto che stiamo mandando tanti calendari gratuiti in giro, per l'aiuto che ci viene dato da tanti fratelli che hanno preso a cuore questa opera. Se tu non hai la possibilità di distribuirli, e hai il desiderio di seminare la parola del Signore, puoi telefonare, gli ordini un cartone, 2 cartoni, 10 calendari, 5 calendari, 30 calendari, quello che tu vuoi. Abbiamo dei gruppi che li portano in giro e li seminano, e ne stiamo mandando migliaia per il corriere, per quelli che ce li chiedono, e insieme stiamo evangelizzando in un modo bellissimo. Se tu non li puoi distribuire, puoi telefonare, ci dici quanti ne vuoi distribuire, quanti ne vuoi che noi ne facciamo distribuire per conto tuo. Quelli che tu ordini, che paghi, noi li diamo ai fratelli o li spediamo in tanti credenti e non credenti che ci chiedono i calendari gratuiti, e li mandiamo. Costano 3-4 euro di spedizione e così via, ma noi crediamo che dove arrivano portano beneficio. Se senti nel cuore di collaborare con la distribuzione dei calendari, ordinali, quelli che tu ordini noi li diamo gratuitamente a chi li va a portare dove tu non puoi andare, e il padrone della messe, che sa, non mancherà di benedirti e di contribuire per quello che tu puoi fare e per quello che noi facciamo, perché tutti insieme lavoriamo per lo stesso padrone della messe. Dio ti benedica. Se senti nel cuore di farlo, telefona subito, ordinali che ti arrivano in tempo, così li possiamo distribuire. Dio ti benedica, pace e buona giornata. A questa sera alle 19:30. Pace.